La cottura sottovuoto consiste nel confezionare un alimento partendo da alimento crudo in una busta di plastica mediante l'utilizzo di una macchina sottovuoto a campana. Questo per due principali motivi. Uno, che ci permette di raggiungere un grado di vuoto adatto a quella che è la cottura sottovuoto, quindi sfruttarne tutti i vantaggi. L'altro è la possibilità di confezionare i liquidi senza alcun tipo di problema. Ho confezionato le cipolle con una noce di burro e del timo per andare a dare un'aromatizzazione a tutto quello che è il contenuto del sacchetto sottovuoto. La guancia è stata cotta alla temperatura di 75 gradi per 12 ore. Ciò ci permette di andare ad ottenere un risultato di cottura totalmente naturale, andando ad esaltare quello che è semplicemente il sapore della guancia, ma soprattutto a livello organolettico di andare ad ottenere un risultato di cottura che va a bilanciare bene le componenti proprio della guancia, quindi la parte magra della carne e la parte collagenosa. La parte collagenosa, in questo caso sfruttando la tecnologia della cottura sottovuoto, rispetto a una cottura tradizionale non va a disperdere il collagene all'interno del liquido di cottura, ma va a mantenerlo all'interno della guancia stessa, anzi a trasformarlo in gelatina. Quindi noi al palato avremo un risultato di cottura che è ben bilanciato. La cottura diretta è una cottura che ci permette di andare ad effettuare quello che è la cottura sottovuoto e servire immediatamente l'alimento. La cottura indiretta è la cottura che ci permette di sfruttare di più i vantaggi che la cottura sottovuoto ci può dare. Sempre partendo da alimento crudo, abbiamo la possibilità di confezionarlo, cuocerlo in sottovuoto, dopodiché un successivo abbattimento di temperatura rapido ci permette di andare a stoccare il nostro prodotto in frigorifero per tempi anche molto lunghi in base all'alimento che noi andiamo ad utilizzare. I vantaggi della cottura sottovuoto sono molteplici, per esempio il mantenimento dei liquidi all'interno del sacchetto, quindi un minore calopeso del nostro prodotto. Tutti gli aromatici che noi andiamo ad inserire all'interno del sacchetto vanno ad essere esaltati. Sia sulle carni che sui pesci riusciamo ad ottenere delle consistenze insolite in base alle temperature a cui noi andiamo ad operare. Questo ovviamente dà un vantaggio allo chef di poter gestire quello che è la consistenza che vuole ottenere. Per la finitura del piatto sono andato ad alternare la guancia con delle falde di cipolline borrettane. Sono andato ad aggiungere una cialda di mais ottenuta essiccando della polenta molto morbida e andando a friggerla, quindi soffiarla. E una linea organizzata sfruttando quello che è la tecnologia della cottura sottovuoto a livello di sapore e a livello di aromatizzazione ci permette di andare a gestire al meglio quella che è la nostra carta, la nostra linea di ristorante.